Mi trovo nel grande chiostro della Madonna delle Grazie a Udine e sono qui presente in occasione di una mostra che è stata allestita nella sala grande di questo chiostro, una mostra sulla famiglia in occasione dell'anno internazionale della famiglia. Ed è in questa presenza mia che voglio testimoniare l'attività che i Servi di Maria fanno anche al servizio dell'arte, in continuazione di tante esperienze, di tanti secoli, come anche recentemente è stata seguita a tutti i livelli, nella musica, nella poesia. E voglio ricordare in questo chi ha testimoniato l'arte nella poesia, un altro friulano, padre Davide Turoldo, che è stato anche qui di comunità a Udine. L'esposizione che sto facendo ha come tema la presentazione della famiglia come immagine trinitaria, cioè la sacralità della famiglia nella sua radice più profonda, per portare dentro le comunità di oggi un messaggio di speranza e soprattutto di ricchezza spirituale. Voi direte, ma come mai un frate si è dedicato a rappresentare la famiglia e le coppie? E i temi della famiglia e delle figure umane le seguo sempre, perché dovendo come professionista studiare sempre la persona umana, perché come pittore, sono soprattutto impegnato in grandi lavori di complessi di vetrate, di figure che occupano spazi immensi, che quindi richiedono la presenza di molte persone. Per questo devo continuamente mantenermi in collegamento con la realtà e verificare al vero tutte queste presenze, il rapporto umano. Allora, frequentando famiglie, frequentando persone, ho avuto l'occasione di poter studiare la bellezza della famiglia umana, ma non nel racconto episodico, ma soprattutto nella sua essenza principale. Tanto più che come religioso sono più portato a vedere l'anima delle cose, al di fuori delle apparenze, vedere il lato spirituale e il lato mistico. Ed è con questa mostra che desidero testimoniare come noi, Servi di Maria, poi sentiamo in modo particolare la fraternità, cioè la presenza della famiglia anche nell'ambito religioso, perché soprattutto l'Ordine dei Servi di Maria, come caratteristica principale, il fatto di essere costruito su 7 persone che sono state cimentate da una comune amicizia di fraternità fino a divenire una sola famiglia, quindi a superare quelle che sono le divisioni di personalità di carattere, bruciandole non solo con l'amicizia ma anche con l'amore mariano, che fatto sempre da collante, unisce la famiglia umana in una sola famiglia. Ad arte sacra che è dedicata alla famiglia, i temi che hanno maggiore importanza e anche maggiore presenza come numero sono i temi della coppia. Perché il tema della coppia? Perché secondo me l'uomo e la donna indicano nella loro essenza l'essere immagine perfetta di Dio, perché già nella Bibbia dice che Dio disse facciamo l'uomo in plurale. E la creazione di Dio, uomo e donna, sono quelle che formano la persona. C'è la rappresentazione della diversità dell'essere uomo e donna, però sempre in rapporto, in reciprocità di essere e di dono. E l'amore di uno verso l'altro dà la possibilità
e la gioia di trovarsi una persona sola, e si fondono come se fosse un grande ovale, l'ovale che ricorda la mandorla dell'utero, la mandorla in cui era raffigurata nelle grandi basiliche medievali, soprattutto nei timpani di queste basiliche, di queste cattedrali, l'ovale in cui è raffigurata la divinità. Questo ovale che è il concetto della vita, della nascita, di due che diventano loro stessi un prolungamento dell'atto creativo di Dio. E questo non si trova solamente nell'uomo e la donna, che poi sono rappresentati qui come struttura, come un'architettura di una casa.